Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Salve grande pubblico di Cuochi e Fiamme, benvenuti anche oggi. Il bistrò è tutto riservato. Per uno chef è una bella soddisfazione. Grazie di essere qua. Se volete venire sapete come fare, basta scrivere. E anche per conoscere il nostro pupazzone vivente. Io ci scherzo sopra, ma questo signore è un'intera valigia di documentazione enogastronomica multinazionale e multietnica. Andrea Grignappini. Noi ci scherziamo su e mi piace tanto che stai al gioco, ma quest'uomo può decretare la fortuna o la rovina di ogni ristorante. Uno che di solito rovina solo una cosa, le donne. Dario Cassini. È un hobby, è una passione, una cosa che amo fare. Sai, chef, per quale motivo il Signore Dio, insomma una persona dall'immensa saggezza, ha creato prima l'uomo e poi la donna? Perché? Perché non voleva consigli su come lo doveva fare. Però evidentemente l'ha fatta bene, perché guarda chi ci abbiamo qua. Chiara Maci. Grazie. Vestita come la secondo giorno alle elementari. Così. Oppure come al terzo nell'ala di massima sicurezza in carcere. O anche come l'ape della fine del mondo, l'ape Maya, non so se l'avete mai vista. Giusy, pugliese, nata in Germania, ma vive nella città che ti stappa e ti inghiotte ogni notte, Milano. Esatto, tutto misto. Michele da Palermo. Michele, di solito quando vengono i concorrenti da Palermo, da Siracusa, da Catania, non tirano fuori una parola, sono omertosi. Non è vero. Non è ci vero. Credo. Parla, parla! Certo, io parlo tanto. Bene, quattro sfide, la prima non dà punti, serve a prendere confidenza con la cucina, capire come funzionano i fornelli, dove sono i mestoli, insomma, per stare bene e rendere questo bancone stupendo un po' vostro, ok? Non dà punti, ma chi vince sceglie dopo. Manualità. Dopo il Colosseo, la cosa che mi piace più di Roma sono le puntarelle. Queste non sono ancora condite, sono tipiche proprio della cucina romana, laziale, in realtà poi si possono fare in tutta Italia perché è il cuore della Catalogna e per farlo così ci vuole un apposito attrezzo che voi avete in dotazione. Avete un minuto per fare le puntarelle, chi ne fa di più vince. Via! Tirate fuori acciughetta, aceto, un pizzico di sale, ma secondo come l'acciuga non serve nemmeno, un buon olio e via. Guardate che carino che è una sorta di... come si potrebbe definire? Telaio. Una rete, un'arpa, come per quello che si usa, una chitarra, diciamo, è la parola giù che non mi veniva. Una chitarra incrociata in questo caso, quindi è una chitarra elettronica semplicissima, dei filini tirati che vanno poi a tagliare la puntarella e l'inizio delle vostre falangine. Allora, soprattutto vi fanno... Tu se fai le puntarelle, tre minuti dopo puoi fare una rapina in banca perché non hai le impronte digitali, non sei identificabile, capito? Entri in banca, vorrei fare un prelievo al banco, ma non ho questa. Io sono malato di puntarelle, cioè io arrivo e se ce l'hanno in menù ordino, soprattutto la sera se non ho tanta fame, ordino due porzioni di puntarella e pizza bianca calda. Vi do un consiglio, ho provato a casa, l'altro giorno ho fatto le puntarelle e siccome hanno questo finale un po' amarognolo, io ho una selezione di aceti a casa, proprio questo aceto al melograno. L'aceto al melograno tende, anche come l'aceto di Lamponi, però il melograno è perfetto, leggermente al dolce finale. Quindi sta benissimo perché dà l'acidità, però ti attenua un pochino questo amarognolo. Provatelo, anche con i dadini, cioè gli arilli della melograna dentro. Stop! Stop! Allora, poi da qua si mettono in acqua fredda e si arricciano.
Allora, guardatele bene. Qualità, se è pari, diventa quantità. La domanda iniziale era la quantità, giusto? La era quantità, chi ne fa di più? Però magari si sono rotte. La possiamo la qualità. Mediare. Sì. Chi? Quella lì. Posso. Però sono spaccato. Allora, andiamo, ci riuniamo adesso. Sì, in collegio. Facciamo briefing. Allora, faccio a modo mio. Vincono le donne perché sono cavaliere. Giù, se vince la prova di manualità. Pasta con la zucca o pasta e zucchine? Una è dolce, l'altra è un po' più neutra. Pasta con la zucca. Con la zucca? Sì. Palermo la zucca? Non nativa, c'è. La... Nativa. Sì, proprio non è diciamo uno dei piatti, però ci proveremo. Pasta con la zucca, questo è il piatto per la prova di abilità. Pasta con la zucca, tendente al dolce, quindi potete arricchirla, personalizzarla, metterci in qualcosa che gli dia anche un po' di sprint, perché sennò diventa un po' più che altro noiosa, magari se fosse un piatto da consumare tutto intero. Quindi tutto quello che vi serve lo trovate dietro di voi. Il campanello serve a rientrare in dispensa se volete aggiungere qualcosa. Io tenderei a usarlo per il mio aiuto soltanto una volta per tutta la puntata, ma magari in tempi difficili ci sta tutto. Pronti? Divertitevi ora. Aspetta, Sì, respira. Via! Oggi sono andato completamente. Mezza manica, 500 grammi almeno per 4 persone. Del guanciale portato da Dario Cassini direttamente da Amatrice in macchina. Una mezza cipolla bianca, pecorino romano, pepe nero pestato possibilmente a mano. Ovviamente la zucca, preferirei la mantovana, buccia verde, polpa compatta arancione. Basta. Stop al tempo. I radiatori, che qua in studio oggi sono molto accesi. Cassini si sta fondendo. Pesce sciabola sicilianissimo, spatola, che dir si voglia. Di qua abbiamo le cozze. Sono cicerchie? Mm-hmm. Due fra i miei ingredienti preferiti. Avete 12, dico 12, wow, minuti, come diceva mio nonno, per farli. Via! Oh, questa è la parte più bella di questo programma, perché io mi rilasso un attimo, vado subito a togliermi la mezza manica, mi metto in maniche lunghe. Dove vado? Di qui, di là, sto qua. Allora, è una sorta di, chiamiamola, griccia di zucca. Ovvero, parto con il guanciale, a listarelle fini fini, e lo faccio sudare senza olio, quindi fiamma bassa bassa, e quando diciamo rilascio tutta la parte grassa inclino la padella e la parte fibrosa la sollevo e la faccio asciugare su carta assorbente. In quel fondo ci faccio andare la cipolla a velo fine fine insieme a un pochino di acqua di cottura fino a che non è trasparente. Quando asciuga l'acqua aggiungo la zucca a dadini piccolissimi, a volte anche grattugiata, e faccio cuocere. Un pochino di sale, attenzione poco perché poi ci va il pecorino, e in quel fondo ci faccio mantecare bene la mezza manica scolata molto al dente. Pecorino come se piovesse, pepe nero anche grossolano messo sopra, e quando la servite bella legata così ci riportate sopra un pochino di quel guanciale croccante che ve lo dico fa. Io invento al momento. Tu che inventi al momento? Allora, la pasta è già in cottura, volevo dirvi che l'acqua è calda ma non salata. Sì, l'ho salata, sì. Michele, tu mi devi raccontare con le tue parole cosa farai. Allora, io faccio quindi una pasta, diciamo, con la zucca, con la spatola, e poi metto un bel po' di sapori, aromi siciliani, quindi passole, pinoli, zafferano. Cos'hai detto, passole? Sì, scusate. Noi le chiamiamo passole. No, cosa sono? L'uvetta? In realtà è l'uvetta, quella che noi chiamiamo passole, è l'uvetta quella piccola nera. La Corinto? Quella sì, è possibile. Quella piccolina, piccolina. Sono ignorante, diciamo. Ok, vuoi ammollarla un pochino? Non lo so, come si fa? Io non ho suonato però. No. Però guarda, siccome questa è molto asciutta, se tu prendi un pochino di acqua calda, la metti lì, lei si gonfia, se c'hai più tempo lo fai con l'acqua fredda. Però diciamo che venga più ciccosa, più gommosa, automaticamente se rilascia un po' di liquido ti dà un po' quella dolcezza che tu cerchi. Me ne vado. Qua andiamo di rosmarino. Sì. Aglietto che si sta... Sì, l'ho appena messo. Mi sembrava... L'hai appena messo? Sì. Ci voleva una protezione 40 allora, perché si vede che...
sembra un tedesco a Zanzibar. Funzionato, perché sennò poi diventa indigesto. Bei profumi, questo qui è una, diciamo, un legume tipico del barese, la cicerchia, stupenda, che tu andrai a frullare con la zucca. Sì, per dare la... Tu di dove sei precisamente? Minervino Murge, provincia di Bari. Tac, non lo, me l'ero scordato, quindi... Però più vicino a Potenza. Ok, ma è sul mare? No, entroterra arido e triste, però è... si mangia bene. E dove sei nata in Germania? Stoccarda, per motivi di lavoro dei genitori. Sì, più che altro si sente proprio che sei pugliese, eh? Sì, sì. Sì. Uè, faccio non è vero. Allora, ha un titolo questo piatto dove ci vanno anche le cozze, quindi ha mischiato un po'... Ah, aspetta, questi me li ero persi. Cavatelli di grano arso. Tu, voilà, io vi ringrazio entrambi perché mi date modo di andare in giuria. Lei la sta facendo la stessa cosa, una parte a pezzettoni e una parte fluida. Questo perché ci tengo che a casa siano riproducibili le ricette. Avete tirato fuori degli ingredienti pazzeschi. Quel grano lì, che si trova solo, di solito è più foggiano però. Sì. Cioè, ci parli del grano arzo? Guarda, è effettivamente un prodotto straordinario. Pensa che è un prodotto di riciclo assoluto. Un sottoprodotto addirittura, che adesso è diventato un prodotto straordinario perché ha quella, proprio quella virtù della torrefazione naturale, di questa sensazione leggermente un po' di cenere, no? Di camino, questa sensazione affumicata. Grano bruciato. È grano bruciato. Però penso che sia nato in realtà perché hanno trovato il grano bruciato. Tutti i più grandi prodotti della cucina nascono per germinazione spontanea. Allora, stiamo parlando di pasta con la zucca. Chiara Maci, come la fa sul blog? Allora, a me piace fatta con i frutti di mare, per cui anche banalmente con le vongole, dove l'acquetta delle vongole aiuta a cuocere anche la zucca, in questo caso anche una zucca napoletana va benissimo, quindi quelle lì lunghe, e dove la pasta cuoce all'interno del sughetto creato dal frutto di mare, quindi dalla vongola in questo caso, e dalla zucca insieme. Io e te l'abbiamo anche mangiata una volta insieme, secondo me era molto... Anche perché ci vuole qualcosa che dia salinità, sì. Mi raccomando, sì. Qualcosa che la spinga un po' su, perché altrimenti è molto dolce, molto molto dolce. Allora, qua da buona, anche se hai girato un po' tutto il mondo, alla fine siamo cascati comunque sulla cucina barese, sulla cucina pugliese, quindi la cozza c'è, hai fatto la panatura... Eh sì, il tempo è quello che è. Ok, il tempo è a 3 minuti e 30 dalla fine, mi raccomando, se avete anche le spatole in gomma, se volete lasciarmi le casseruole qui in fondo, qua... La cozza è andata, se dico bene, il sughetto l'hai usato per frullare qua. Sì. E quindi la salinità l'ha portata nella parte liquida di cicerchie e zucca frullate. La parte croccante, farinosa, sono le cicerchie e la zucca a pezzettoni, profumate a rosmarino e l'aglio. Adesso la cozza sgusciata viene panata con un mix di farina e pangrattato e fritta da mettere presumo sopra. Lo gnocchetto che cuoce in poco tempo, anche perché è minuscolo, anzi scusami, il cavatello. Cavatello. È già in acqua, l'hai salata l'acqua? Sì. Ok, quindi l'abbiamo capita, sono stato abbastanza sì, bravo. Veloce a riassumere. Qua il radiatore è in acqua, perché l'hai spento? No, il radiatore è già pronto, scusa, non l'avevo visto. È in padella. Ok, allora. Sto risottando. Ci ho messo l'acqua di cottura con lo zafferano, ho sciolto l'acqua di cottura nello zafferano. E l'ho aggiunta in modo... lo zafferano nell'acqua di cottura? Esattamente, lo zafferano... sì. No, ti brutti. Vabbè, deve andare così, deve bruciare un poco, è fatto apposta, quindi non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. L'ha detto. L'ha detto. Non dovevo. No, allora, non sto scherzando, qua veramente siamo, soprattutto io e Chiara, ci siamo da un po' e ci sono delle parole che quando vengono dette è come se ti arrivasse la nuvoletta nera qua sopra. C'è un'accezione a questa cosa, cioè bisogna anche essere contenti di come si è. Jamie Oliver si può dire per un motivo, no? Perché tu sei ancora un bel ragazzino, un figaccino. Da quando è iniziato ad adesso è diventato il dentro del gabibbo. È diventato vero, vero. È vero? Allora, sentite questa. Lui è un super mega ecologista, vero? È vero. E parlami di quella cassetta per i pipistrelli. Non lo dovevo dire perché poi nel mio palazzo non lo sanno e mi cazzano. Ma quando mai? Cioè, quando entri a casa si sente Batman. Lo sanno tutti che sei tu.
Quando suona il campanello si accende allora, il faro su... Un pipistrello mangia 2000 zanzare a notte. Siccome ne abbiamo una terrazza, avendo un pipistrello la notte, la sera stiamo tranquilli, non abbiamo le zanzare. E abbiamo comprato una casetta fatta apposta per i pipistrelli, dove loro possono fare il nido e vivere, diciamo, tranquillamente. Ok. Sei fidanzato? Sposato. Con Catwoman? Sto scherzando. Catwoman mangia tipo 5000 topi a sera. Come si chiama? È mia moglie. Sì. Alessandra. Ciao Alessandra. Sei bello, c'è un qualcosa che mi ha preso su zanzare. No, il pipistrello che mi morde. Avete 40 secondi. Ragazzi, bravi, perché io sto scherzando, sto ridendo, sto cercando di sdrammatizzare un po' la cosa. E in realtà drammatica non lo è per niente, perché stiamo addirittura coccolando i piatti con le briciole, che sono proprio la finitura classica dei primi piatti di grano duro siciliani. Io guardo sempre te, perché sei il mio mentore. Io parlo, ma ho bisogno del tuo supporto psicologico, con lo sguardo del più cattivo dei cowboy western. Mentre qua stiamo impiattando la cozza fritta, entrambi hanno messo tutte parti anche croccanti sopra. Avete 5, 4, 3, 2, 1, stop! Bravi! Mazza! Ho portato un po' di piatti nuovi da casa. Allora, titolo del piatto. Puglia in zuppa. Puglia in zuppa. Il tema era pasta con la zucca. Allora, io trovo che sia carinissimo da presentare intanto questo piatto, perché non capisci per prima cosa qual è la pasta, perché hai colori diversi, consistenze diverse e anche tagli diversi completamente. La zucca è molto buona perché in questo caso non va tanto ad amalgamare, ma dà anche una grande croccantezza. Quindi è un insieme di consistenze che secondo me nel complesso è molto ben riuscito. Caldissimo però. Come? È caldissimo, come io oramai mi sono abituata. Lo gnocchetto era cotto bene, Chiara? Tutto piccolo hai fatto, tutto della stessa dimensione. Lo immaginavo più impetuoso, invece assolutamente godibile. Mi piace che si sia giocata la solidità e l'elasticità del frutto arancio, aiutato invece dalla parte un po' più cremosa data dal socio Cicerchio. Mi piace. Se avete un problema a casa, non sapete al ristorante se il vostro piatto è troppo caro e scotto, chiamate Gnafman. È un po' caldo, sotto la cozza. La presentazione è molto colorata ma non vivida, ed avevo delle perplessità, e anche il rilascio sia della zucca che della cicerchia. Però il piatto ha un ottimo gusto, gli manca, sai cosa, un po' di piccantezza, no? per vivacizzare, perché effettivamente il grande problema della zucca è quella che ha il gusto un po' monotono, e noi in padani lo sappiamo che facciamo dei primi piatti che sembrano dessert. In questo caso c'è la vivacità soprattutto del succitato grano arso che ti dà, ci sarebbe da ripensare un tortello di zucca con grano arso. Bene, addirittura va detto che è un po' mistificato il cereale, proprio per, in virtù che, del fatto che lo devi trovare più difficilmente, per il proverbio pugliese ci cerchia trova, quindi ha bisogno del tuo impegno, capito, come cercatore. Quella serietà. Stavo pensando che arrivasse a un concetto serio. No. La serietà. No, c'è sempre la possibilità dietro l'angolo. Cambio piatto. Titolo? Mare in zucca. Ottimo. Radiatori, c'è il pesce azzurro. Sai che ha un grande pregio questo piatto, oltre ad avere questa piccantezza che non arriva immediatamente ma che si sprigiona un po' dopo, anzi, si sprigiona un bel po' dopo, cioè si sente, adesso la sento molto, è a rilascio graduale, è ottima perché ha una fluidità in bocca meravigliosa, e in questo caso la briciola non secca assolutamente, anzi va a dare una croccantezza molto molto armonica con il resto. C'è tanto zafferano, però probabilmente era voluto. Sì.
Prima che io mi approcci per mollica, se c'hai per briciola, senti de mollica atturriata? Esattamente, okay. Mollica atturrata, sì. Allora, io dico che devo fare una confessione. Questo formato di pasta è, insieme agli zitti spezzati a mano, il mio preferito in assoluto. Però, diciamo che... Un'unica nota meno positiva alle altre, non è negativa. Il pesce scompare. Il che pesce, purtroppo, immaginavo. Non l'ho neanche nominato. Forse ne ho messo poco. Ne ho messo poco per... mi sono un pochettino... Avevo paura per i tempi e ne ho messo un po' poco. Però, diciamo, non dovrebbe essere in protagonista. Effetti, in effetti, poteva anche essere una sorta di scelta per dire, attenzione, se metteva tanto pesce e poca zucca, dicevate, la zucca dov'è? Quindi, poteva essere anche interpretata così. Anche perché è bello saporito, Faccio azzurro in generale, sa di mare. Cucchiaio d'acciaio, lo volevo dire. Hai dato una morsa al cucchiaio. Hai notato che da quando se n'è accorto dice meno, ha un vago retrogusto metallico? Sì, prima dice un po' ferroso. È un ottimo piatto, avevo molte perplessità. Pensavo, vabbè, c'è tutto il calore della Sicilia, il colore della Sicilia, ma pensavo ci fosse anche troppa ricchezza, un piatto troppo barocco, troppo dolce. In realtà c'è piccantezza sotto, c'è quell'esotico dello zafferano, c'è anche lubrificazione più di quanto non pensassi. Un bel piatto, molto buono. Grazie. Hai capito? Bravi! Giusy! Gnocchetto di grano arzo, Puglia in zuppa si chiama il piatto. Grano arzo, la zucca, la cozza fritta, il liquido delle cozze va a frullarsi con zucca e cicerchie. E il gioco è fatto. Per poi andare a Palermo con un volo diretto sull'aereo di zucca in... Mare in zucca. Mare in zucca. Bravi, siete partiti molto bene. Sì. 14 a 11... per Michele! Yeah. Però voti alti, bravi, bravi, l'importante è partire bene. Adesso mi devi raccontare due cose sulla Sicilia. Noi torniamo subito dopo la pubblicità. State con noi! Quando scopri di avere un amico... Bentornati in studio, amici di Cuochi e Fiamme. Gran puntata si preannuncia oggi. La partenza è stata in quarta. Meglio per Michele, 14 a 11 su Giusy dopo un'ottima pasta con la zucca. Adesso scegliamo tra vongole o maiale. Maiale. Come dice Homer Simpson, il maiale è un animale magico. Mi sento onorato di essere stato indicato. Il maiale è l'ingrediente base per una prova di creatività. A pezzetti e macinato, è già sul vostro tagliere tutto quello che lo renderà piatto finito e piatto soprattutto creativo è dietro di voi. Sempre 30 secondi, se non erro avete ancora entrambi l'aiuto. Sì. Quindi siete più tranquilli. Via il tempo. Allora, Giusy entra ed esce con uovo. Che fantastico, fantastico. Chiamato anche miele di fico, in realtà è un decotto di fico. Semi di... no, non ci vedo. Cos'è quel trito? È un trito di erbe miste. Ok, qua c'è cipolla, ci sono le erbe miste, farina e pan grattato. Michele ha farina, pan grattato anche lui, una bella mozzarella, del basilico, del finocchietto, giustamente a siciliano, mentuccia, peperoncino. Stop! Dimmi. Ci voleva un uovo, credo. Allora, io ti do l'uovo se tu fai una cosa. Sì. No. Dammi dei... Bravissimo! Però non è un uovo questo. Prendilo, prendilo, prendi l'uovo. Fai il giocoliere, sia con le palline, sia con i birilli, come si chiama? Chi è? Non Declare. Succederà mai più Declare. Nel resto della mia esistenza, ma l'ho presa. 10 minuti, via! Volete? Sì! Se mi tagli cortesemente a velo questa cipolla. Ok, che ci fai? La faccio in agrodolce. Il maiale cosa usi? Pezzetto e il macinato? Il pezzetti a cubetti.
Ok, li fai più piccolini di così? Sì. E come li vai a cuocere? Fritti, impanati con pan grattato e sesamo. Ah. Leggeri. Ha riso! Ha riso! Visto? È tutta seriosa. Allora, con cosa lo vai a infarinare questo maiale? Con farina, uovo, pan grattato e sesamo. Ok, e il decotto di fichi come lo usi? Come salsa d'accompagnamento. Ok, perfetto. Ti faccio un po' di pulizia. Grazie. Quindi è abbastanza chiaro. In padella ci farai la salsa, immagino. L'olio è caldo. Basta, tranquilli. Allora, io sto facendo delle polpette che dovrebbero un po' ricordare delle arancine. Arancini, arancina, diciamo. Noi siamo di Palermo, quindi arancine. Ha un titolo il piatto? Sì, piovono polpette. E ci facciamo le scarpette. Al centro mettiamo un dado di mozzarella di bufala. Passata di bufala. Sì, mozzarella di bufala passata nel peperoncino. Sì. Quindi, e poi una panatura classica di lava. Una panatura classica, diciamo, classica per noi almeno, uovo, farina, uovo e pan grattato. Classica. E fritto. Ok, anche tu fritto. Ci bevete un bel bicchierino di strutto e siete a posto. Evviva. Sto scherzando. Limone, menta, basilico e finocchietto cosa diventeranno? Diventeranno... è finito con... Ti ha chiesto l'aiuto lei, no? Tranquillo, tu. Ok. Allora, dovresti fare col mini pimer una... mescolare tutti gli ingredienti, quindi menta, finocchietto, basilico, olio d'oliva, succo di limone. Ok. Voi, oppure tu mi fai soltanto... Tranquillo, poi metto io l'olio e il limone, non è un problema. Dico. Allora, quando si vuole ottenere tanto succo del limone, intanto è sempre bene massaggiarlo un po'. È la salsina d'accompagnamento, esattamente, in pratica, sì, sarebbe carino che si accompagnasse con le una polpette. Citronette alle erbette aromatiche. Per alleggerire la frittura. Sì, più che altro pulisce anche la bocca. Allora, hai degli hobby, delle passioni, a parte richiamare i pipistrelli in casa la sera? Sì, ho, diciamo, tante... Il giardinaggio, ecco, mi è venuto in mente subito. Ecco, il giardinaggio. Nel senso c'è che... un orticello, abbiamo per un fortuna una terrazza molto grande. E, ho costruito un terraio, non so se si può chiamare così, dove... Dove tu praticamente ti costruisci tutto da solo, quindi anche un po' di... Anche un po' di bricolage, sì, effettivamente sì, faccio un po' di tutto. Ok, cos'è la tua coltivazione? L'anno scorso abbiamo fatto pomodori, fiori di zucca, perché zucche purtroppo non ce ne ha fatta neanche una, melanzane. Ci vuole più acqua, credo, per le zucche. Melanzane. Ok, quindi facevate la norma. Sì. Siciliano. Va bene, Limone, va bene. Grazie. Infatti l'impianto di irrigazione del terrazzo è a norma proprio per questo motivo, capito? Perché serve per gli ingredienti della suddetta pasta. Allora, arrivo da voi in giuria, cominciate pure a dirmi cosa fareste con questi ingredienti, il maiale. Allora, io il maiale lo abbino spesso alla frutta, quindi mi piace in abbinamento alla frutta. Sì. Sia frutta fresca, tipo l'ananas, ovviamente è un po' più orientale il maiale con l'ananas, sia frutta secca, ad esempio con le prugne secche, secondo me è molto buono. Fatto ad esempio ad arrosto e rosolato con sotto un fondo di cipolla e di olio e poi cotto con le prugne secche, secondo me è molto molto buono. Ed è una delle carni che secondo me si sposa meglio in assoluto, anche volendo ad involtino con all'interno la prugna o la susina, comunque secca. Ciascun elemento del maiale, innanzitutto io il maiale, come sapete, veramente lo idolatro. Se quest'uomo veramente riesce a fare delle arancine di maiale, Nobel per la pace per me, perché veramente metterebbe d'accordo un sacco di culture. Mi raccomando la frittura, che l'ho purtroppo perché. L'olio era un po' freddo. L'hai spostato perché prima l'hai spostato per colpa mia, fuoco. Colpa visto, mia. Io sono stato zitto. Anche io ci abbino la frutta, però lo faccio al forno, nelle sue parti varie, diverse, con l'uva rossa, quella spagnola, un po' di miele e la birra. Scusatemi. Posso fare da solo. Buono. Miele, ma tipo arrosto anche. Sì, sì, sì. Buono. Anche con l'uva, è vero. Aveva dimenticato una cosa, visto che prima ho fatto prendere l'uovo, mi sembrava onesta. Grazie. Torno là. Rizzatti, ti sposto il fuoco su quello più alto. Mi sembra una buona idea. Gnaffo,
Maiale? Ma guarda, vengo da una terra che utilizza il maiale solo, quasi sempre solo esclusivamente per i salumi. E quindi ha come se avesse accantonato un po' concettualmente il mondo del maiale cucinato. In realtà il maiale ha due problemi, o la parte magra è molto asciutta o la parte grassa è molto grassa, quindi a seconda della parte ha bisogno o di parti che, diciamo così, di cibi, di complementi che diano un po' di sollievo al palato, che sennò è troppo rattrappito dal maiale. Per esempio l'arista ha bisogno di un pochino più, esatto, di umidità di qualcosa, esatto, di cremoso, eccetera. Esatto. Invece le parti grasse ha bisogno o di elementi acidi o di elementi amari. Un grande classico è quelle cicorette amarotiche, diciamo quelle campestre selvatiche, o se no tutto il mondo rinfrescante, degli agrumi, delle laccature anche con la soia. Quindi ha bisogno, secondo me, di contrasti. Anch'io abbino la frutta col maiale. Gli metto una mela in bocca e lo faccio un porchetto. Perché è spettacolare così. Quindi, visto che siamo a Roma e visto, sì, che la migliore porchetta è di Ariccia, io direi che per fare una cosa veloce, di solito vi do la ricetta, in questo caso è più un divertimento. Prendete una buona porchetta con tanto di cotenna. La cotenna la scaldate in forno sopra la griglia, quella che c'è nel forno, con sotto una teglia con la carta, in modo che il grasso sottocutaneo vada via ancora e la cotenna diventa croccantissima. Quella la fate al coltello quasi a far diventare delle briciole. Alternate poi le fette di porchetta, che dovete farvele fare piuttosto sottili però, alternate a un'insalatina appunto di cicorie, cioè sbollentate, tirate su e ripassate appena aglio, olio e peperoncino. Le tritate anche quelle al coltello e fate una sorta di, chiamiamolo mille foglie, ma bastano due o tre strati. Perché? Perché la porchetta è buonissima, ma tende un pochino a diventare asciuttina, soprattutto quando magari ha un paio di giorni. Quindi così avete sia la parte umida e vegetale, sia la parte amarognola. E queste bricioline le mettete ad alternare gli strati e vi daranno un crunch in bocca pazzesco. Poi se tutto questo lo mettete dentro una rosetta, più che un piatto era una roba un po' da bottiglia di birra che lascia tutto l'alone sul tavolo, un po' grezza, un po' forte, ma buona. Allora avete un minuto uno per darmi il piatto. Ricapitolando, Giusy ha fatto dei bocconcini di maiale impanati e fritti con il sesamo in esterno. Ha messo questo abbinamento che secondo me ci va mangiato assolutamente, che è il vino cotto di fichi, e sta stufando molto bene, anzi sta caramellando quasi, una cipolla rossa con l'aceto di mele che viene una sorta di dolce forte, e sta per impiattarlo. A 37 secondi dalla fine Michele mi tira fuori le polpette, le salate? Sì. Allora, ho chiesto. E la salsina che io gli ho preparato accanto agli agrumi, mettetela pure, alle erbette, mettetela pure sull'alzata, siete in tempo, hai ancora 20 secondi se ti servono, eh? Vabbè, ho dimenticato una cosa. Cosa? Nell'impasto ci andava una cosa fondamentale. Il finocchietto selvatico. C'è dentro. No, come c'è? C'è nella salsetta, ce l'ho messo io. Ah, ok. T'ho salvato la vita. 3, 2, 1. No, perché se torni a Palermo e ti sei scordato il finocchietto. No, ce l'ho messo io, tranquillo. Bravi, molto bravi. Allora, l'abbiamo trasformato molto questo maiale, eh? Dato che io sono già molto affezionato a te, ti farei notare che entrambe le cose sono appena uscite da frittura, cottura, e tu così, spudoratamente, ti ustioni. Sì? Stai piangendo, vero? Dentro di te? Stai soffrendo? Dopo 7.000 puntate, io non ho più una temperatura. C'è una felpa in bocca. Un alto forno. È molto, molto buono. Perché gli abbinamenti sono molto corretti, ovvero il sesamo dà questo tostato quasi leggermente amarognolo, che è meraviglioso in abbinamento a questa cipolla in agrodolce e anche a questa, è tipo melassa. Un cotto di fichi, è stupendo. L'abbinamento è giustissimo, davvero, di tutti e tre, quindi bravo. Leggermente acido dolce, sì, molto più dolce che acido, sì, e sa quasi di Grignaffini direbbe di torrefatto quasi. Sia ben chiaro che per il pubblico a casa la competizione fa sì che se l'ha mangiata lei, la palla di lava devo farla anch'io. Ma era già un pochino che l'aveva scolata, sai. Concordo in tutto, è equilibrato, è divertente, sposta da una sensazione all'altra, è visivamente molto, molto piacevole e forse proprio un pelo di sale.
visto che lo stava mettendo proprio all'ultimo. Sì, l'ho messo proprio. Forse si è rimenticata un pochino. Bello perché è asciutto, ma l'oleosità glielo danno i semi, cioè l'oleosità del seme di sesamo è tostato. C'è la dolcezza della cipolla, c'è la torrefazione che fa il terzo tempo, è un piatto davvero buono, manca solo un po' di sale, però il resto è molto buono. Molto bene. Se la mangi intera questa ti... No, questa intera non ce la posso, però volevo vedere l'effetto all'interno. Però mangio questa con la mozzarella. Tremors. A me quando una cosa piace rido, quindi si capisce immediatamente. È molto 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 buona. Ah, la salsina, scusa, hai ragione. No, perché già era molto buona questa, però eh. Ah, però la salsina, il finocchietto. Addirittura così, te la bevi? Buona. Finocchietto si sente molto bene, bravo, perché hai avuto un'ottima... No, vabbè, la ricetta è la sua, io sono solo frullato. La polpetta è davvero buonissima, tra l'altro di maiale, veramente, poi con dentro la bufala, figurati. È buona perché è rimasta molto umida all'interno e la salsina anche in abbinamento è giustissima. L'unica cosa che questo piatto, se volete rifarlo a casa, fate le più piccole possibili perché deve cuocere bene, sì. Perché sennò il maiale crudo è... Io la provavo intera. Certo, certo, certo. E poi dopo al CTO, tutti insieme con l'ambulanza, no? Una cosa di... Chi so quelli di Gogh e Fiamme? Ancora? Ma ancora ci provano? Ok. La salsina è fredda, quindi dovrebbe... La salsina è fredda, dovrebbe stemperare. Oh, allora teniamola ancora 5 minuti di salsina. Mo ti voglio, perché... Sono due bei punteggi, per quanto simili, diversissimi. Questo fa la differenza, non la bufala, questo secondo me fa la differenza. Senza finocchietto sarebbe stata un'altra cosa, però che vuol dire? Un mezzo chilo di pistacchi di Bronte, un vassoietto di cannoli, una bottiglia di passito, due cappellini sotto sale. A settimana Milano, però, siamo a posto. A settimana, questo è l'ordine... Non c'è problema. No, lo so. Grisù. Ispanico, 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 ispanico. Riprenditi, torna nei tuoi panni di critico serioso. No, molto buono, equilibratissimo. Cioè, effettivamente la parte della mozzarella... Sono un po' in falsetto per il calore. E come mai? La parte mozzarella è quella che si sente poi alla fine meno. È come se fosse un cuscinetto vattato all'interno del mio palato. E è molto buona la salsa, buonissima, equilibrata, lì dà quell'acidità giusta. Proprio bello. Piatto, anche questo è un piatto. Sono due piatti professionisti. E il tocco, guarda caso, cum laude. Addio. Allora, Giusy, com'è il titolo? Speedy Pork. Ho paura del titolo di Michele. Michele, com'è il titolo? Piovono polpette. Ah, già, giusto. Bei piatti, ragazzi. Bravi, sì, lo sapevo che andava a finire così. Doppio play, 15, pari! Sempre avanti, 29 e 26 Michele su Giusy. Vabbè, che fatica fa. Dolce al pistacchio o tortino al cioccolato? Vabbè, diciamo da. Allora, il tortino, scherzo. Dolce al pistacchio, ovviamente. Metticelo il pistacchio, eh? Certo. No, perché prima... Scordato. Dolce al pistacchio, questo è il tema per una prova di presentazione.
Allora, qua non si fa la spesa, qua c'è tutto davanti a voi, soprattutto ovviamente tendente al verde, tutte le gradazioni di verde, compreso un pan di Spagna volendo, pastigliaggi vari, pasta di mandorle colorata, eccetera, eccetera. Ricordo dolce ai pistacchi, quindi il pistacchio deve uscire proprio fuori, sia come colore che come ingrediente. Poi non lo mangeranno, ma lo guarderanno e basta, quindi coccolate e curate la parte estetica soltanto, anche se lo fate un po' fake all'interno, un po' finto. Va bene lo stesso, un mock-up. Via! 7 minuti. Se non erro, 2 punti di vantaggio, Michele. 3 punti di vantaggio, Michele, non 2. Allora, che fai, Giusy? Un campo di golf. Ah, una roba da fare. Semplice, 7 minuti, 18 buche. Faccio solo l'ultima. Ok. Che fai? Quindi una sorta di... Faccio... Il green, fai... Sì, esatto, il green. Con se riesco, un laghetto, se ci riesco. Ma è un campo tipo nemmeno a Miami sono così grossi. Lo fai così grande? Se ci deve stare il laghetto, sì. Ah, ok. Mettici anche Tiger Woods in cima e sei a posto. Allora, io tu non so se a Palermo hai mangiato mai la famosa Sette Veli. Una torta buonissima al cioccolato con 7 strati di cioccolato di tipi diciamo diverso. Che e io ho vinto anche il campionato del mondo. Sì, sì. E io ho pensato di fare un dolce al bicchiere con 7 veli, però con ovviamente un po' di pistacchio in giro. Ok, un'odalisca di Bronte, 7 veli. Partiamo da Chiara. Adoro follemente il pistacchio. Anch'io. Però sei italiano. Non lo uso tanto per i dolci perché mi sembra sprecato. Sai cosa adoro come dolce col pistacchio? Il croccante di pistaccio. Cioè, che è una cosa, la cialda croccante tutta fatta col pistacchio, dove senti veramente la natura del pistacchio. Meraviglioso. Mi piace molto il gelato, comunque i semi freddi, sì. Le cose gelate. Io posso dare l'indirizzo del posto dove si vende il migliore senza dire la marca? Vai. A Catania, piazza Sant'Oronzo, c'è una tale nonna la quale ha tutte le preghiere di noi golosi, esatto, perché fa questo croccante. Ma per non doppiarti, fa una cosa ancora più peccaminosa: devi andare proprio subito da un confessore dopo averla assaggiata. Ed è un gelato di pistacchio, esclusivamente quello e il cioccolato come gusti, che è composto però. Quello grano, un po' grano. Oh, sì, vabbè, sì. È molto salino, come prima dicevamo. Il gelato al pistacchio non è verde. Oh, cioè è grigiolino, non è verde brillante. Quando lo trovate verde brillante è fake, non è pistacchio. Se lo fate col pistacchio di Bronte viene un verde marcio, quasi tendente al marroncino, se vogliamo dire. Non saprei come definirlo. Verde marcio, sì, sì. È verde militare, per intendersi. E quello è quello buono. Per farmi perdonare dai miei amici catanesi, è San Placido, non Sant'Oronzo, la piazza, me lo sono ricordato adesso. Il bello del pistacchio è proprio il suo colore, e questo ha probabilmente spinto questi accenti caricaturali grotteschi di questi colori fluo che veramente sono piuttosto sgradevoli. Il bello è che ha questo colore verde naturale, che per un prodotto così grasso e così anche calorico, il verde ne diminuisce la sensazione grassa e favorisce la sensazione acida. Poi purtroppo la deriva è sempre stata quella di puntare su questi verdi elettrici, che sono veramente, secondo me, anche sgradevoli nella vista, perché danno l'idea dell'artefatto. Vive il pistacchio italiano, anche se molte volte, se uno analizza quanti Bronte ci sono in giro, forse Bronte sì, è una specie di... Sì, perché sembra che sia una mega city fatta di alberi, in realtà è piccolissima, esatto. E quindi, cioè, non voglio dirlo, però a volte bisogna stare attenti perché arriva roba un po' dalla Turchia e si infila... Esatto. Guarda te, cioè, fantastico. La paperella? Sì. E cosa fai adesso? No, adesso vedo se riesco a fare una cosa. Sì. Non lo so. No, non è una grande idea. Cosa volevi fare? L'erba? Sì. Ma e la bandierina con la buca non la fai? Sì, è qua. Ah, mazza, ragazzi. 1 minuto e mezzo. Qua stiamo andando di granella, abbiamo fatto una stratificazione. Per chi non conoscesse la Sette Veli, non è, cioè, questa è l'idea, no, diciamo, per omaggiare uno dei dolci. Perché l'ho chiamato la danza dei Sette Veli. La danza dei Sette Veli? Sì. Vabbè, se ti mangi questo dopo danzi poco, secondo me, ti accasci, perché è bello calorico. Però qua si guarda all'occhio, quindi è solo una battuta. Quindi prendetela così, coccolate molto l'estetica.
Una zolla praticamente. Cosa sono questi? Alberelli stilizzati. Ah, ok. Avete 58 secondi per la precisione. Comunque l'idea è geniale di questa cosa qua. Mi piace, magari adesso vanno molto di moda questi dolci, sì, sì, sì. Che poi magari non sono tanto buoni, però sono però tutti sono farciti dentro, sì, tutti carini. Ma tu sei molto brava però con questa pasta di mandorle, pasta di zucchero. Hai fatto qualche corso, qualcosa? No, il pongo all'asilo. Ecco, me l'hai messa lì. Maestra dell'asilo, usate la pasta di zucchero. Non vi dico la pasta di mandorle che è cara, la pasta di zucchero, così tanto la riutilizzate e la rimettete lì, tanto mica se la devo mangiare per forza, però metti che se la mettono fra i denti, non è una roba chimica e comunque si gioca intanto con degli ingredienti che sono abbastanza naturali, sono per i bambini soprattutto. 5, 3, 2, 1, stop! Uno swing dolce al pistacchio. Entrambi molto facili da portare, tra l'altro. Sì. Poi, per niente squilibrato tra un braccio sì, e l'altro. Tu non ti manca niente, tra il giocatore, la mazza. Cioè, guarda te che t'ha combinato. Sembra un plastico. Questo invece sembra da affondarci dentro. Uno dei due si porta a casa un kit di cuoche e fiamme. Chi? Ve lo dico tra pochissimo. State con noi. Pubblicità. Quando scopri di avere un amico... Bentornati in studio, amici di Cuochi e Fiamme. Due bravissimi concorrenti, 29-26 conduce Michele, quindi punteggio quasi massimo dopo le due prove che danno i punti. Ovviamente 26 per Giusy. L'ultima prova era stata scelta appunto da Michele che essendo palermitano ha scelto dolce al pistacchio. Però questa versione qua che vedete è una buca da golf fatta da Giusy. Allora Giusy, io premio assolutamente la tua idea, geniale, nel senso che il colore del pistacchio l'hai riprodotto in un campo da golf che poi dovrebbe essere una torta effettivamente al pistacchio e hai richiamato comunque sopra anche alcuni elementi sempre con il pistacchio. Quindi secondo me l'idea centrale c'è, ovvio che magari non mi viene voglia di mangiarla, però esteticamente da presentare comunque è molto anche bella. Anche perché se la mangi dopo devi tuffare sì, nel esatto, laghetto. Direi che... sì. Ovviamente avrei... questo potrebbe essere il sopra di una torta farcita. Sì. Io ho un titolo per questo dolce che è Milano 2, un'ose di pistacchio a soli 5 km dal centro della industriosa. C'è anche la paperetta. Eh sì, è divertente, il suo punto lo gioca, insomma. Sì, infatti penso che la chiave di lettura sia proprio il divertismo. No, io per far questo lavoro qui devo stare all'asilo 8-9 anni, però lei è molto brava, bella manualità e bella idea. C'è anche questo tocco di puffo per evocare sempre dei gelati un po' fluo, molto carino. Cambio? Questa è la danza dei sette veli. È il copyright di questa, diciamo, coppetta, questa flute. Di pistacchio di secondo Michele. Me tu sei stato altrettanto bravo perché quando ho visto il bicchiere che avevi scelto effettivamente mi sembrava difficile perché comunque è un calice molto stretto e invece ho visto passo passo la tua proprio grazia nel mettere all'interno ogni ingrediente ed effettivamente è stato stratificato molto bene. In più cosa golosa per quanto mi riguarda, che sono un'adoratrice del cioccolato, hai messo anch'io anche il cucchiaino, quindi voglia di mangiarlo proprio. Lui ha detto che era bravo con il bricolage, quindi era lì che faceva fatto. Ha messo il pistacchio, fatto. La sfida è bella, è divertente, proprio questo abbiamo notato per un istante. È stato bravo a comporla in un posto così complicato. E bisogna andare a strati, quindi diciamo che è quasi tutto il contrario di quello, sì. Capito? Nonostante lui sia anche un giardiniere, ricordiamoci. Ha il pollice verde, appunto. Io spingevo ancora più sull'acceleratore del verde. A questo punto facevo, visto che la sette veli è tutta cioccolata, ricerca almeno nei veli di cioccolata, poteva essere anche un po' più spinto per vedere anche trasparenza un po' più di colore brillante. In realtà è fatta molto bene perché gli spazi sono davvero molto angusti, quindi un lavoro veramente di cesello.
Bravi, quindi per entrambi ottimi commenti. Allora, Giusy alla buca 9, in tre punti di svantaggio, anzi in questo caso dovrebbe essere in più per essere in svantaggio, in golf, però va bene così. Insegue 26 a 29, si becca questo punteggio per poi passare a quello che potrebbe essere il trofeo per chi vince questo torneo di golf, il piatto di Michele, la danza dei sette veli sul suo pistacchio scelto da lui, bandiera della propria terra, la Sicilia, facendo questa coppa a strati. Bravi, 14 a 13 per Giusy, però non basta. 42 a 40 per Michele, il kit se lo porta a casa lui. Mi dispiace Giusy, bravo Michele. Grazie. Salutami i pipistrelli, mancherò moglie ovviamente, venite con me. Se volete dormire sogni tranquilli, andate vicino a casa di Michele, che non c'è una zanzara manco a pagarla. Cuochi! Fiamme! Comunque, io per colpa tua vivo. Sì, no, perché c'è tutta una leggenda, lascia stare. No, in realtà io sono per colpa tua da giorni in costante fase digestiva. Quindi un po' sono rallentato, un po' sono contento, però quando uno sta digerendo delle cose divertenti che sono state anche una gara, secondo me se la dormirà anche bene. Lui è rallentato, voi se volete spingere sull'acceleratore, domani alle 18:10 noi siamo ancora qui seduti, che li assaggiamo, giudichiamo e poi diciamo un sacco di cose che fanno ridere. È proprio lui, eh? Lui. Quando scopri di avere un amico